Nell'assemblea dello scorso 4 marzo Gianfranco Bardelle è stato riconfermato alla guida del CONI Veneto. Padovano, 76 anni, il presidente uscente al suo terzo mandato, ha raccolto il voto dei grandi elettori avvenuta nella sala riunioni della Scuola Regionale dello Sport allo Stadio Euganeo. L'Assemblea Veneta ha anche eletto la nuova giunta che risulta così composta. Mauro Gazzero per le discipline sportive associate, Rossano Gattarossa in rappresentanza degli atleti, Vladi Vladiero per i tecnici, Enrico Boni per gli enti di promozione sportiva, mentre Guido Di Guida, Claudio Toninel e Roberto Maso sono stati eletti in rappresentanza delle federazioni sportive. Ecco le prime parole del riconfermato presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Ci aspetta un quadriennio olimpico molto importante. Il Veneto è la seconda regione in Italia come movimento sportivo. Dobbiamo portare avanti il grande progetto di renderlo molto più compatto, di rendere più presente nelle istituzioni e di far capire anche che lo sport sì è il divertimento dei 200.000 volontari, dei 460.000 atleti iscritti alle federazioni e delle 12.000 società, però porta dei benefici inestimabili in una regione come il Veneto, porta turismo, porta economia, porta valori, porta che i giovani facendo lo sport trovano un modo di concepire la vita diversa. Lo sport è costituito da 270 discipline sportive, da 45 federazioni, da 18 enti di promozione sportiva, da 15 discipline sportive associate, quindi un grande esercito. Questo esercito non può essere ricordato solo nei momenti in cui si vanno a vedere le manifestazioni. Ricoprire la carica di presidente, ha ricordato Bardelle nel suo discorso di saluto ai grandi elettori, è diventato un lavoro impegnativo, seppure ricco di grandi attività e soddisfazioni. Dopo aver organizzato la struttura di servizio, ora sono più che mai convinto di poter completare le iniziative e i progetti che porterebbero il Veneto a conseguire un maggiore riconoscimento anche a livello nazionale. I risultati di questi anni sono stati quanto mai lusinghieri. Tra i più recenti va sottolineato la presenza di oltre 30 atleti veneti alle Olimpiadi di Rio 2016 e la vittoria al trofeo CONI 2016 in Sardegna con le nuove leve dello sport, sbaragliando tutte le altre regioni concorrenti, imponendosi con risultati lusinghieri in tutte le discipline sportive. Tra le attività istituzionali ricordo Sport in classe, una risposta concreta a CONI MIUR per diffondere l'educazione sportiva, il centro CONI, orientamento e avviamento allo sport, CONI ragazzi, luoghi di sport e sport nelle carceri. Noi istituiremo due commissioni molto importanti, una dei rapporti con la scuola, perché anche qui dobbiamo essere lo sport considerato non un di più, ma essere considerato una materia culturale per i nostri giovani. Quindi quando si fanno delle giornate dedicate allo sport deve essere considerate giornate molto importanti per la crescita dei nostri giovani e non considerate come un'interferenza e un divertimento. La seconda è la commissione per prendere in mano la legge regionale allo sport che è stata approvata 2 anni fa e che deve essere applicata e al cui interno ci devono essere anche degli investimenti per mettere a norma gli impianti sportivi, ce ne sono molti che hanno bisogno di essere risanati e di fare nuovi impianti sportivi. Sotto la lente di ingrandimento ci sono ora gli impianti sportivi regionali, è importante completare prima possibile il censimento dell'impiantistica sportiva, ha ricordato il presidente Bardelle, per sviluppare una programmazione accurata. Per questo si procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro che si impegni con la regione per l'aggiornamento del censimento del 2002. Non possiamo pensare di ottenere risultati olimpici se prima non mettiamo le società sportive nelle condizioni di lavorare al meglio. Vorrei anche porre l'accento sulla Scuola Regionale dello Sport, uno dei pilastri del futuro sportivo, partendo dagli oltre 30 momenti di formazione sul territorio disputatosi lo scorso anno, come lo sport in Parlamento, dopo Rio, quale futuro per i giochi, Atleticamente 2016. Iniziative che hanno avuto l'obiettivo di valorizzare lo sport e farlo riconoscere anche come ente formativo accreditato dalla Regione Veneto.